quando i tronisti di Uomini e Donne verranno fatti sparire come diversi programmi nel palinsesto di Canale 5, allora si potrà stappare lo champagne, quello buono che si tiene da parte per le occasioni migliori. Oggi è arrivata una segnalazione sul tronista Alessio, visto in un locale mentre era con Mario e in compagnia di una ragazza bionda, che, stando a chi ha fatto la segnalazione, sarebbe la sua fidanzata. Quindi Alessio non solo sarebbe fidanzato, ma nel mentre starebbe baciando e corteggiando altre donne in televisione. Lui si è arrampicato sugli specchi dicendo di non riconoscere il locale, di non sapere perché era lì, salvo poi dire che forse ha sbagliato ad andarci, dato che chi partecipa come tronista e corteggiatrice, e viceversa, non possono farsi vedere in giro in locali e via discorrendo. Gianni Sperti, non sei stato onesto con la redazione, Gianni Sperti, che quando gli si tocca la redazione di Uomini e Donne, che fanno sempre un ottimo lavoro, diventa una furia, ha attaccato Alessio, non sei stato onesto con la redazione. E quest'ultimo ha ribattuto che, avrò sbagliato, e che vorrebbe avere questa ragazza in studio perché almeno lui ci mette la faccia. Maria De Filippi è andata molto meno sul sottile quando si è ritrovata davanti un tronista giovane che diceva di non ricordare neanche cosa ha mangiato ieri sera a cena. Alla tua età non si perde così tanto la memoria. E poi ha invitato l'opinionista Gianni a uscire fuori dallo studio con le corteggiatrici di Alessio e quest'ultimo per mostrare le immagini che per motivi ben ovvi non poteva mandare in onda. Mario ha dichiarato che è stato in quel locale dove ha incontrato Alessio che gli ha fatto conoscere la sua famiglia. Uomini e Donne. Jenny si arrabbia con Alessio. Ma come hanno reagito le corteggiatrici di Alessio dopo la segnalazione presentata alla redazione di Uomini e Donne? Giorgia non ha detto praticamente nulla, è stata baciata in esterna, mentre Serena lo ha mandato a cagare dandogli del falso e dell'incoerente. Quella a essersi infuriata più di tutti è stata la focosa Jenny, tante cose non funzionano. Il tuo percorso non ha una coerenza. Fino ad adesso stavi dormendo, ora con il bacio tutto che si impenna. Ti atteggi da fenomeno, che senso ha venirmi a prendere e poi per tutto questo tempo non fare nulla? Dov'è la coerenza? Non capisco cosa stai facendo. Tu non provi un *** o di niente per me. Sei superficiale, ho paura che tu venga qui solo per visibilità. In tutto questo Alessio le ha dato della pesante, attaccandola con parolacce, tanto che Maria De Filippi lo ha invitato a moderare i toni. Secondo le anticipazioni Alessio è rimasto senza corteggiatrici.